Traduzione. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo è interiore, è in realtà il mistico perfetto. È liberato nel supremo e in ultimo raggiunge il supremo. Bellissimo, eh? Lo rileggo. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo è interiore, è in realtà il mistico perfetto. È liberato nel supremo e in ultimo raggiunge il supremo. C'è una breve spiegazione di Prabhupada che dice: chi non sa gustare la felicità interiore, come potrà mai smettere di cercare i piaceri esterni che sono superficiali? Quindi, chi non sa gustare la felicità interiore, come potrà mai smettere di cercare i piaceri esterni che sono superficiali? Una persona liberata conosce la vera gioia, perciò può sedersi in silenzio in qualunque luogo, e godere interiormente delle attività della vita. Una persona liberata non desidera più le gioie materiali esterne. Questo livello si chiama Brahma Bhuta, e chi lo raggiunge è sicuro di tornare a Dio. Già, Srila Prabhupada ki già. E quindi il verso di oggi si rivolge a ognuno di noi e dice: Yonta sukon tararamas. Sukha è la felicità, è il contrario di dukkha, la sofferenza. Tutti cercano la felicità perché è la prerogativa dell'anima. Ananda maya bhyasat, dice un aforisma dei Veda. Ananda è la felicità che tutti cercano, perché noi siamo fatti di felicità, per quello che cerchiamo la felicità, perché è Sat, Chit, Ananda. Noi siamo eterni, Chit, coscienti e Ananda, pieni di felicità. Ecco perché tutti si svegliano al mattino e vogliono essere felici. I bambini vogliono essere felici. Mamma, voglio giocare, voglio essere felice, no? È la prerogativa dell'anima. Ma se un'anima in questo mondo materiale si identifica con la materia, quindi con il corpo materiale, è portato a fare un errore, e cioè quello di cercare la felicità nella materia. E siccome la materia ha un inizio e una fine, anche la felicità che ne deriva è temporanea. Quindi all'inizio sembra felicità, ma poi c'è l'illusione della felicità, ma poi arriva la delusione. Quindi, come spiegavo prima, una volta che hai capito che sei un'anima spirituale, cambia tutto, perché non cerchi più la felicità dove prima pensavi di trovarla, ma la cerchi altrove. E dove la cerchi? Anta suco, vedete, anta, ripete questa, anta vuol dire all'interno, dentro, la cerchi dentro, perché c'è già. Noi siamo già eternamente felici, ma siccome siamo coperti dall'energia materiale, perdiamo questo contatto con il nostro vero sé. Quindi il lavoro dello spiritualista, infatti è un lavoro anche quello dello spiritualista, infatti dice Antasukantararamas,
colui che è felice, che è attivo all'interno. Anta arama, attivo interiormente. In questo momento noi siamo attivi interiormente, anche se siamo seduti, io sto parlando, voi state ascoltando, in realtà siamo attivi interiormente perché tu ti devi dare da fare, per capire come stanno le cose. Quindi questa è azione. Antar Jyoti. Jyoti è la luce, dice che mira all'interno, perché tu vuoi far luce su ciò che prima non ti era chiaro, no? Prima pensavi di essere un corpo di materia in un mondo di materia, più materia accumulo e più materia possiedo e più sarò felice. Ma in realtà non funziona. Perché noi, non essendo materia, non saremo mai felici, nonostante vedi delle foto di un multimiliardario, che dire multimiliardario è poco, perché era nei paesi dell'Arabia Saudita, da quelle parti, e aveva lasciato il corpo, avrà avuto, mi sembra, meno di 60 anni. E c'era questa salma in questo caveau e lui possedeva non so quanti migliaia di lingotti d'oro, macchine lussuosissime, era straricco, ma era morto. Quindi cosa ha fatto? Tutta la vita ha cercato la felicità all'esterno, un lingotto, no, ne voglio due, ne voglio tre, come Paperone dei Paperoni, no? E poi... Però quando è arrivata la morte, c'era il corpo lì, e cosa poteva fare con questi lingotti? Niente. No? Così l'anima non può essere felice nel mondo della temporaneità. Quindi il lavoro dello spiritualista, l'azione dello spiritualista, si svolge per lo più all'interno. Infatti, se voi venite qui e decidete di trascorrere un periodo qui, potete fare l'esperienza. Quindi provate anche chi è qui e risiede qui, provate a fare l'esperienza di alzarvi presto al mattino con noi, perché altrimenti non potete capire quello che stiamo facendo. Perché noi iniziamo alle 4 la vita qui. Inizia presto, ma anche gli uccellini si svegliano, anzi noi ci svegliamo prima degli uccellini. E cosa facciamo? Se venite a vedere, non facciamo niente. Sì, la prima mezz'ora sono dei canti molto dolci, intimi, di glorificazione delle divinità, sono delle preghiere, dei mantra. E poi ci sediamo un paio d'ore e cantiamo Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Da un punto di vista... Devi andare? No, perché c'è la mia amica Giulia, tre cani. Ah, le vai a dare una mano. No, vado a vedere se può Ok, bene, sì. salire, Quindi cosa facciamo? Dal punto di vista di un materialista che deve muovere, fare, agire, creare, non facciamo granché, cantiamo solo un mantra. Ma questa è Antargioti. È trovare lo scopo interiore, mettere luce sulla nostra vera identità. Quindi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perché questo mantra ha il potere di liberare la mente, anzi, liberare l'anima dal giogo della mente. Perché l'anima,
ha questo giogo della mente condizionata, che è il corpo sottile, che è pieno di tutta una serie di identificazioni, che in sanscrito si chiamano upadi, che la fanno agire, le fanno credere di essere ciò che non è. Quindi finché noi non ci liberiamo da questo giogo interiore, come traduci giogo in inglese? A prison. Vabbè, questa prigione, sì. Il giogo è quello che mettono alle bestie, no? Ai buoi. Così la mente ci obbliga a pensare in un certo modo. Sei italiano, sei una ragazza, hai un futuro davanti, ma cosa sta dicendo questo qua? Ma chi l'ha mai vista la Bhagavad Gita? Ma chissà mia mamma cosa pensa? La mia professoressa all'università, la mia docente, no? Il filosofo il tal dei tali. Queste sono tutte upadi, no? Tutto quello che noi abbiamo ascoltato in questa vita. E invece il mantra cosa fa? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ti pone in una dimensione trascendentale. Ecco perché sembra facile stare seduti a cantare un mantra, ma non è facile perché poi la mente dice, ma cosa stai facendo? Già è tanto se ascolti un'ora la Bhagavad Gita, ma non mi dire che domattina ti vuoi alzare alle 4 e andare a cantare Hare Krishna. E invece, secondo Krishna, secondo la Bhagavad Gita, è la cosa più intelligente che un essere umano possa fare. Perché? Perché mette il tuo sé in contatto con il sé supremo. Quindi questo contatto spirituale ti fa trascendere le influenze della natura materiale. E allora Antarjyoti, questa è la luce interiore. Antararamas, questa è l'azione interiore. Antasukho, e questa ti fa sperimentare la gioia interiore. E quando sperimenti la gioia interiore, e il cui scopo interiore è in realtà il mistico perfetto, in pochissimo tempo noi possiamo trasformarci in yogi. E non solo yogi, ma il sesto capitolo, il prossimo capitolo, che si intitola il Dhyana Yoga, dove Krishna spiega tutte le varie forme di yoga, alla fine dirà Yoginam api sarvesham madgatena taratmana shatavan bhajate yomam same yukta tamomata. E tra tutti gli yogi il bhakti yogi è il più elevato. Quindi di tutte le forme di yoga il bhakti yoga è lo yoga più elevato. Oggi avete fatto yoga qui? Hatha Yoga, no? Maria che ha insegnato. E è utilissimo, cioè un essere umano che arriva a praticare yoga vuol dire che è un essere umano evoluto, no? Ma tra tutte le forme di yoga, il Bhakti Yoga è lo yoga più elevato. E quali sono le attività del Bhakti Yogi? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam. Shravanam, il primo è l'ascolto. Quindi voi adesso state praticando il Bhakti Yoga perché state ascoltando vibrazioni spirituali. Shravanam Kirtanam, poi il canto. No? Il ripetere, se uno ascolta queste informazioni, poi gli viene anche il desiderio di ripetere. Smaranam, e il terzo metodo è il ricordo. Quindi Shravanam, Kirtanam, Vishnu di Krishna,
Smaranam pada sevana, smaranam è terzo, e poi ti ricordi sempre di Krishna. E questo è lo scopo del Bhakti Yoga, arrivare ad avere la mente purificata dalle designazioni materiali e connessa con la trascendenza. Smaranam. Un metodo semplice alla portata di tutti. È il mistico perfetto. Volete diventare dei mistici perfetti? O dei mistici, poi puoi diventare un musicista, poi se diventi un perfetto musicista, meglio, ma ti piace la musica, vuoi suonare un po'? Ecco. Vuoi praticare il Bhakti Yoga? Guardate qui che bel posto Krishna ci ha dato. Potete partecipare. E praticando il Bhakti Yoga, Antararamas, Sayogi Brahma Nirvanam, egli, yogi, lo spiritualista, Brahma Nirvanam. Vedete, parte del Bhakti Yoga è anche now the translation will stop for 5 minutes. I will speak in English. English, Italian. E Bhakti Yoga è una, ho detto Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam. Servire i piedi di loto delle divinità. In questo caso avete visto Abhirama è arrivato con un piatto coperto. L'ha appoggiato sull'altare perché lui ha cucinato, ma nella pratica del Bhakti Yoga noi quando cuciniamo non mangiamo, ma cuciniamo, when we cook, we don't eat. The cook is expert, doesn't taste anything. Il cuoco è esperto, non assaggia niente. And then we offer to the deities. E lo offriamo alla divinità. Adesso Gayatri che stava traducendo si è alzata, fa adesso è di là, canta dei mantra di purificazione, poi va sull'altare, she goes to the altar, and by chanting specific mantra, she offers the food to the deities. E questo è Pada Sevanam. E questa è parte del Bhakti Yoga, molto semplice. Ma perché non vai al cinema? Perché non vai in discoteca? Perché non vai al pub? Ma perché non vai. Già, Shishigora Nityananda ki, già. Vedete, le tende si chiudono perché Krishna quando mangia vuole stare tranquillo. Krishna mangia attraverso la bocca dei Brahmana quando noi diventiamo Brahmana. E però il Brahmana mangia solo cibo che prima è stato offerto a Krishna. Quindi adesso suonerà anche una campanellina e canterà questi mantra con i quali chiede a Krishna di accettare questa offerta. Antasuko Antararamas Tathantar Jyotirevaya Sayogi Brahma Nirvanam. Questo yogi è Brahma Nirvanam, è entrato nel Brahma Nirvana. Vana è la foresta. Nirvana vuol dire che ha trasceso la foresta dell'illusione ed è entrato nel Brahman. Nel mondo spirituale. Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Digacchati e ha raggiunto la piattaforma del Brahman. Un altro verso alla fine, Krishna nel 18° capitolo dirà ad Arjuna nel verso 54 Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na kankshati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param.
come facciamo noi a vedere se una persona è situata nella piattaforma del Brahman? Brahma Bhuta Prasannatma. Prasannatma vuol dire che la sua atma, il suo vero sé, ma anche la sua mente sono prasanna, soddisfatte. E come si fa a capire se uno è soddisfatto nel sé? Na sociati, na kankshati. Na sociati significa che non si lamenta. È soddisfatto. Na kankshati. E non ha la bramosia che lo costringe a correre dalla mattina alla sera per essere felice all'esterno. Sayogi Brahma Bhuta Prasannatma. Quindi noi con queste semplici pratiche in realtà stiamo facendo un lavoro incredibile, estenuante quasi. E infatti per un materialista è impossibile. Io non ci riuscirei mai a star seduto 2 ore, a fare le offerte, suonare le campanelline, i riti di purificazione. Ma dammi una birra, è una partita di calcio. Perché il materialista cerca la felicità nella materia e quindi è completamente proiettato all'esterno. Questa è la differenza tra il materialista e lo spiritualista. Ma siccome noi per natura siamo spirito, lo spiritualista può veramente godere, gioire e raggiunge la piattaforma del Brahman. Brahma Bhuta Prasannatma, quindi raggiunge questa felicità interiore, la soddisfazione, na sociati, na kankshati, non si lamenta più perché capisce che tutto si muove per volere del divino. E na kankshati non è più bramoso, non ha più desideri materiali, si libera dei desideri materiali. Che meraviglia! La vera vita è essere liberi dai desideri materiali. Tutti corrono perché hanno un sacco di desideri da soddisfare. Quando elimini alla radice il problema, elimini i desideri materiali, non corri più. Ma come faccio io? Ma l'anima naturalmente desidera. Devi trasformare i tuoi desideri da materiali in spirituali. Anche noi lavoriamo. Anche Abiram ha cucinato, ma non ha cucinato col desiderio materiale di gioire, ma ha cucinato col desiderio spirituale di far gioire Krishna. Quindi le azioni le svolgi comunque, ma lo stato d'animo è diverso. Nasociati, nakanciati. Sama Sarveshu Bhuteshu. Allora raggiungi una piattaforma dove tu puoi vedere tutti gli esseri in modo equanime. Perché raggiungi la piattaforma del Brahman. Sama Sarveshu. Mat Bhaktim Labhate Param. E quando si raggiunge questa bhakti, questo sentimento di devozione, di amore, si può raggiungere il mondo spirituale. E nel verso successivo, 55, Krishna dice: Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmitattvata tatomam tattvato gyatva vishate tadanantaram. Mi si può conoscere solo con la bhakti. Chi ci può conoscere veramente? Solo chi ci ama. Voi chi fate entrare in casa? Sì, magari anche il postino perché deve firmare la raccomandata, ma dopo un minuto se ne va. Chi fate invece entrare in casa? Chi vi ama? Chi
Chi si metterebbe un nemico in casa? Nessuno, a meno che non sia fuori di testa. Chi ti ama, tu lo fai entrare. Allora Krishna dice: Bhaktyamam abhijanati yavanyas chasmi tattvata. Tattvata significa veramente, in verità. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è, dice questo verso, solo con la devozione. Ecco perché il Bhakti Yoga è lo yoga più elevato. Perché ti permette di entrare in connessione con il Supremo, con il sentimento appropriato. E quando abbiamo conosciuto il Signore Supremo con questo sentimento, grazie a questo sentimento, Vishate tat anantaram, possiamo entrare nel regno di Dio. Quindi il Bhakti Yoga è molto semplice, è alla portata di tutti e può trasformare una persona ignorante in un illuminato in pochi minuti. E infatti Krishna in un'ora ha trasformato Arjuna, che era nell'illusione, in Arjuna che era uscito dall'illusione. Nastamoham, dice, adesso la mia smritir labda, dice alla fine Arjuna, Nastamoham, la mia illusione è svanita, smritir labda, e il mio ricordo adesso è forte delle tue istruzioni, e quindi combatterò secondo il tuo volere. Quindi l'incoraggiamento che noi facciamo a tutti, a tutte le persone che incontriamo, è quello di realizzarsi come entità spirituali, iniziare un cammino di evoluzione e poi però portarlo avanti, perché sì, una mezz'ora, un'ora insieme, una condivisione di valori spirituali è utilissima, ma se poi non si coltiva questa pratica, è un po' come l'orto, cioè devi zappare, devi piantare, ma poi devi annaffiare, devi concimare, eccetera. E allora poi puoi gustare i frutti. Così noi possiamo entrare in contatto con i sadhu che ci danno, fanno luce nelle nostre zone d'ombra, ma poi attraverso le loro istruzioni ci spiegano come continuare a progredire e diventando capaci noi stessi di fare luce. Altrimenti in compagnia dei sadhu vediamo chiaramente e sembra facile, ma poi quando i sadhu se ne vanno rischia di ripiombare nella stessa oscurità di prima. Quindi ecco perché siamo qui, perché studiamo la Bhagavad Gita, perché seguiamo la successione dei maestri e perché incoraggiamo chiunque incontriamo a fare altrettanto. Va bene? Hare Krishna. Grazie dell'attenzione, della presenza, e adesso abbiamo qualche minuto se volete fare delle domande. Una, ma veramente la materia dello spirito sono così in contrapposizione oppure c'è qualche cosa che mi lega una all'altra? Il settimo capitolo della Bhagavad Gita è molto interessante e spiega bene che cos'è la materia e che cos'è lo spirito. In realtà è tutta energia dell'essere supremo, ma
l'energia materiale viene considerata l'energia esterna. E Krishna lo spiega e dice ad Arjuna: Bhumi rapa nalo vayur kammano buddhirevacha. Dice: terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego costituiscono la mia energia esterna. E nel verso successivo dice: apareyam itastvanyam prakritim viddime param. Viddi, quando dice viddi vuol dire ascolta, ascolta quello che impara a conoscere queste verità. Viddime param jiva bhuta mahabaho yayedam daryate. Oltre a questi otto elementi che costituiscono l'energia materiale, ci sono le jive. Jiva bhuta mahabaho, dice, o Arjuna dalle braccia potenti. Sappi che non c'è solo la natura materiale, ma ci sono le jive che lottano il mondo della materia per dominare la natura materiale. Quindi non c'è contrapposizione, c'è solo differenziazione. Quindi noi non è che dobbiamo lottare contro la materia, contro il nostro corpo. Dobbiamo eliminare l'identificazione con il corpo. A quel punto puoi usare il corpo al servizio di Krishna, al tuo servizio. Cioè, come noi adesso abbiamo offerto alle divinità il piatto, di solito l'offerta sta una decina di minuti. Usually the offering takes 10 minutes. Now Gayatri, she will go again inside the altar. And però poi non è che ci limitiamo solo a offrirlo a Krishna. Krishna dice: ah, adesso che avete offerto si è trasformato tutto in cibo spirituale e adesso gioite di questo cibo. Infatti fra un pochino facciamo un kirtan e poi andiamo tutti a mangiare insieme. Quindi non è una contrapposizione, ma bisogna avere le idee chiare sui veri valori, già ci ricordano i tianandaki dell'esistenza. Hare Krishna, bentornata, bentornata. Ecco. Anche i cagnolini? No. Benvenuta, bentornata. Allora, per rispondere a come ti chiami? Io, Carlo. Carlo. A Carlo, la materia non è in contrapposizione, ma è l'energia separata del Signore Supremo. E is the energy of the Supreme Lord. So material, matter is the external energy of God. So the devotee learn how to see everything in a proper way. E il devoto impara a vedere tutto nel modo giusto. C'è la materia e c'è lo spirito. Jiva Bhuta, noi siamo spirito. Quando comprendiamo questa verità, possiamo trasformare la materia in spirito, perché la offriamo a Krishna. E quindi non ci identifichiamo più come corpi di materia, ma realizziamo la nostra vera identità spirituale. E infatti il Bhakti Yogi diventa anche esperto nel gestire la materia, perché noi qui, per essere qui, non è che avevamo una bacchetta magica, pam, e ci siamo ritrovati qui. Sì, in un certo senso anche, ma abbiamo dovuto fare un contratto, abbiamo dovuto fare i contratti con l'Enel,
E non è che quando telefoni all'Ene gli dici Hare Krishna e la luce arriva. Però io ho avuto quando andiamo a distribuire i libri, pensate, ero in Puglia, perché recentemente abbiamo aperto un centro culturale in Puglia, e noi andiamo a distribuire i nostri libri, perché è il modo per sostenere le nostre attività con le donazioni che riceviamo, ma è anche il modo per incontrare tante persone e dire loro, guardati la partita, no, realizzati come... Realizzati, gioca la vera partita, eh? Realizzati come entità spirituale. Quindi io entro in un... Adesso ci sono tanti quei negozi che fanno gli allacci dell'Enel, e ho fatto amicizia con una persona che era stata simpatica, mi ha preso un libro, Hare Krishna, interessante, e mi ha detto, guarda, che se hai bisogno... No, ma io ho detto, ma voi fate gli allacci della luce, perché noi lì a Fasano, in provincia di Bari, avevamo bisogno di fare l'allaccio. Sì, certo, lo facciamo qui, ma poi mi ha detto, ma anche in tutta Italia. Io ho pensato, come tutta Italia? Farete solo in Puglia? No, in tutta Italia. Allora, quando siamo arrivati qua, quindi abbiamo fatto l'allaccio lì, a Fasano, questo nuovo centro. Poi quando siamo arrivati qui mi è venuto in mente, lei è stata così gentile e... disponibile, l'ho chiamata e ho detto guarda, siamo arrivati qui, e con una telefonata alla persona giusta ha pensato a tutto lei. Dopo 2 giorni c'era la luce, eh? Quindi se noi abbiamo il canale giusto tutto accade magicamente. Questo per dire che il Bhakti Yogi non vive sulla luna, ma vive sulla terra, se è sulla terra, e ha i piedi anche per terra, perché capisce che la terra è uno degli 8 elementi che sono parte dell'energia esterna di Krishna, ma è l'energia esterna, quindi vive senza attaccarsi alla materia. Perché? Perché capisce che per raggiungere il Brahma Nirvana deve distaccarsi dall'energia materiale. Va bene, ho risposto alla tua domanda? Quindi non contrapposizione, ma differenziazione. Hare Krishna, altre domande? Lilamrita. Alle volte dice Lilamrita, ho letto i libri di Prabhupada, ma alle volte c'è una differenza nelle traduzioni con altri scrittori, altri traduttori. Puoi spiegare al riguardo. I motivi sono fondamentalmente due. Il primo è che la lingua, anche vi faccio l'esempio, Shakespeare quando ha detto to be or not to be, this is the question, questo è, no? Un traduttore ha tradotto, questo è il problema. Un altro traduttore ha tradotto, questo è il dilemma. Secondo voi, qual è la traduzione migliore? Perché ha tradotto problema? Perché per lui era un problema. Non aveva capito veramente quello che voleva dire Shakespeare. Per lui era un problema e ha tradotto, è un problema. In un certo senso questa è una motivazione. L'altra perché era un problema veramente. Question, teoricamente, potrebbe anche essere tradotto come... No? Ma questo per dire che nelle traduzioni l'interpretazione del traduttore,
gioca un ruolo fondamentale anche per tradurre Shakespeare, una frase di Shakespeare. Figuriamoci per tradurre Krishna dal sanscrito. Allora ci sono varie correnti filosofiche e ognuno dà un'interpretazione in accordo alla sua visione della realtà. E allora certi filosofi impersonalisti negano la presenza di Krishna come essere supremo, ma vogliono trarre comunque beneficio dalle parole di Krishna. Allora io ti escludo, però mi interessa. Cioè è come se uno viene qui e dice: bello il posticino qui in campagna, non si sta poi male, no? Ma esclude la parte più importante, che è quella spirituale. Cosa ci può capire? Quasi niente. E dopo un po' noi lo guardiamo e diciamo: senti, ma... però mette un seme. Mette il seme, certo. Però adesso non divaghiamo dall'esempio. Se una persona viene qui e cerca di prendere i benefici senza riconoscere la causa dei benefici, questo è il punto, ha una visione parziale ed egoistica, e questo è il motivo per il quale molti traduttori hanno cercato di dare un'interpretazione al messaggio di Krishna, ma con questa tendenza, e quindi sviano tante persone. Se uno va via dice: sì, bel posto lì, però c'hanno un sacco di soldi, adesso guarda lì dove stanno. Ma quali soldi che... Se vi dico tutti i soldi che avevamo quando l'abbiamo trovata, non ci credete, per acquistarla. E tutti quelli che abbiamo per aggiustarla, non ci credete. E quindi ha un'interpretazione parziale, che è il frutto della sua interpretazione egoistica della realtà. Invece una persona che viene qui e dice: bel posto, ma avete una filosofia bellissima. Riconosco la mia incapacità di comprendere tutto, mi dite cosa devo fare per comprendere. E noi gli diciamo: sì, resta qui e alzati domani alle 4. O se non puoi restare qui, alzati comunque alle 4 domattina o anche alle 4 e mezza e medita su Krishna. Allora, chi ha l'umiltà di riconoscere la sua vulnerabilità e la sua incapacità, ma ha il dono di saper ascoltare e di mettere in pratica gli insegnamenti, allora può capire veramente questo spazio. Così, are you following in the translation in Hamilton? Così, se noi arriviamo al cospetto di Krishna e seguiamo le direttive della parampara autentica, la successione dei maestri autentica. Vedete, sull'altare ci sono i cinque quadri che sono le immagini dei maestri che nei secoli, negli ultimi due secoli, hanno portato il messaggio ininterrotto. Prima di loro non ci sono le immagini, ma questa successione trasmette il messaggio ininterrotto da maestro a discepolo. Perché solo chi ha realizzato questa verità ha il potere di trasmetterla agli altri e di renderla viva. Così chi ha l'umiltà di riconoscere il valore di chi trasporta il messaggio, allora diventa potenziato per riuscire a comprenderlo. Così le interpretazioni impersonaliste hanno portato dei frutti per lo più
amari o acerbi che hanno deviato, hanno creato deviazioni nella maggior parte delle persone, mentre le traduzioni autentiche, che sono il frutto di una giusta interpretazione della realtà, sono riuscite a trasformare il cuore di milioni di persone in mezzo secolo, perché Prabhupada ha tradotto questi libri mezzo secolo fa e ci sono già milioni di persone che traggono giovamento da queste traduzioni. Immaginiamo quello che potrà essere fra un altro mezzo secolo. Ma ci sarà sempre chi dirà: è un problema, non è un dilemma. Ma il mondo è bello perché è vario. Poi chi ha letto quella traduzione è un problema, se non ha letto dilemma, va bene, ascolta, cerca di risolvere il problema. Insomma, comunque anche tante traduzioni che non sono così dettagliate e accurate soprattutto, e che non seguono, hanno comunque portato un beneficio nel mondo. Ma questo per rispondere all'Lilamrita che spiega e che chiedeva perché ci sono varie traduzioni e interpretazioni. Certo, se vai da chi non riconosce i giusti valori e gli dici: no, questa è quella autentica, lui ti dirà: no, la mia è autentica. Quindi in pratica sprecheresti solo il tuo tempo. Cerca invece di far di ottenere il meglio dall'esperienza spirituale che hai vissuto in questo frangente e cerca di applicare questi insegnamenti nella tua vita. Più li applichi bene e più riuscirai a comprenderne il significato. Perché? Perché alla fine sarai tu a gioire interiormente, sarai tu ad agire interiormente, sarai tu ad avere le idee chiare e sarai tu a tornare nel mondo spirituale. Se invece ti perdi in mille elucubrazioni, in mille discussioni, no, ha ragione lui, ho ragione io, rimani sul piano materiale, sul piano della dualità e perdi di vista il vero scopo, che in realtà è spirituale. Did I answer your question? Hopefully. Bene, sono le 6:30 passate. Se non avete altre domande, facciamo un kirtan che ci aiuta a portare la nostra mente sempre di più sul piano spirituale. E a comprendere sempre di più qual è il vero scopo della vita. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, per la presenza. Ringraziamo anche gli amici che hanno seguito, stanno seguendo via internet e invitiamo tutti a venirci a trovare, a partecipare. Adesso stiamo ancora un po' aggiustando, sistemando gli spazi, ma sempre di più ci saranno spazi che metteremo a disposizione di chi vuol venire a fare l'esperienza. Ah, ho fatto tante cose nella mia vita, ho fatto mille esperienze, fammi provare la via del Bhakti Yoga. Un weekend dedicato alla Bhakti.
Haribo.